Eccoci con un nuovo video. Questa volta, anziché un argomento tecnico, sarà più una ricetta riguardante uno scenario in particolare. Ci sono arrivate tante richieste di sapere come meglio comportarsi quando si hanno ospiti a casa. Quindi abbiamo pensato di fare un video su come gestire un aperitivo in 40 minuti. Perché capita spesso di avere amici a casa e vabbè, dai, fermati a cena, fermati, facciamo un aperitivo assieme, metto su qualcosa al volo. Queste ricette saranno tutte con ingredienti facili da reperire, senza cercare nulla di strano, e si svolgeranno tutte in 40 minuti circa. Naturalmente sono gestibili tutte con un barbecue solo, noi oggi le faremo su un barbecue a gas, ma si possono fare benissimo sui kettle a carbone, sui Kamado, su qualsiasi altro tipo di barbecue voi abbiate a casa. Saranno 4 ricette diverse e proprio perché è un aperitivo con amici abbiamo deciso di fare di preparazioni che si adattino a tutti i gusti. Quindi avremo una preparazione vegetariana con delle zucchine, avremo la portata di carne che saranno dei salamini e poi avremo un salatino con della polpa di pomodoro o altri ingredienti. Quindi in poco tempo, con i mezzi che abbiamo a casa, riusciremo a gestire un aperitivo completo. Partiamo subito perché il timer dei 40 minuti sta scorrendo, di conseguenza partiamo con la salsiccia, facile da trovare, faremo dei salamini, quindi schiacciamo leggermente e giriamo. Il primo naturalmente viene via, da quello dopo schiacciamo e giriamo. Partiamo magari dal centro, giriamo così da strozzare le teste dei salamini e proseguiamo a ritroso. Una volta completata la catena, questo è il risultato: tutti i salamini belli schiacciati e compressi nella teglietta, pronti per andare in cottura. Noi abbiamo fatto metà zona barbecue a cottura diretta, l'altra metà a cottura indiretta. I salamini li mettiamo nella parte diretta, ma comunque distanti dai bruciatori, ad una temperatura che è intorno ai 150-170 gradi. L'altra preparazione che faremo subito, che impiegherà abbastanza tempo, è quella di prendere un'arancia che andremo a far seccare e aromatizzare sempre sulla griglietta superiore del barbecue. Quindi arancia classica tagliata a fette, dirette sul barbecue. Semplicemente le arance le mettiamo sulla griglia superiore. Noi preferiamo metterle qui rispetto che a cauterizzarle, a cuocerle direttamente, cottura diretta. Questo perché in questo modo non si cauterizzano così tanto con la reazione di Maillard come se fossero a cottura diretta e di conseguenza non vanno a rilasciare nel drink quell'aroma forte di bruciato o affumicato che può risultare fastidioso. Così invece fanno tempo a seccare, fanno tempo a caramellizzare un attimo gli zuccheri senza però prendere eccessivo sapore. Procediamo con l'altra preparazione di questo aperitivo. Prendiamo un rotolo di sfoglia, già pronta, non pretendiamo che la facciate al momento perché non si ha tempo di solito in queste occasioni. La srotoliamo. Prendiamo un po' di passata di pomodoro, di polpa, e procediamo come se fosse una pizza. Quindi facciamo un leggero strato. Andiamo ad aromatizzarlo con un misto di spezie classico da pizza, come può essere il semplice origano, oppure un composto un pochino più articolato come questo, che è origano, basilico secco, maggiorana secca e un po' di peperoncino. Ma naturalmente le spezie con cui dare gusto a questo stallatino le potete scegliere tranquillamente voi. Per finire, un po' di parmigiano grattugiato, anch'esso un velo senza esagerare troppo. E con solo 3 ingredienti abbiamo completato il risultato. Prossima fase è quella di andare a rotolare la sfoglia su se stessa. Quindi partiamo noi dal lato lungo e cominciamo ad arrotolarla, in questo modo qua. Ora prendiamo gli accessori, quelli classici per cucinare le verdure sul barbecue, quindi tutti gli accessori forati vanno benissimo. Foglie di carta forno e andiamo a tagliare a rondelle il nostro rotolo.
e siamo pronti per andare in cottura anche con questo. Naturalmente ogni volta che andiamo in cottura con una nuova preparazione controlliamo anche l'avanzamento delle altre. In questo caso vedete che le nostre salamine si stanno colorando alla perfezione. Direi che sono quasi a metà cottura, noi siamo a metà delle preparazioni, quindi siamo perfettamente in linea. Vedete che le arance non hanno le linee di demarcazione della griglia, cosa che risulterebbe poi troppo saporita all'interno di un drink, ma si stanno appassendo correttamente. Quindi la posizione e la temperatura in griglia sono ottimali. Mettiamo i nostri salatini nella parte di cottura indiretta del barbecue, stessa temperatura, 150-170 gradi, chiudiamo e andiamo avanti con le altre preparazioni. Via con l'ultima ricetta, che come abbiamo detto saranno degli spiedini, zucchina e feta, quindi ricetta spiedino vegetariano. Molto semplice, prendiamo le zucchine, via testa e fondo. Ora, se avete la affettatrice, con la affettatrice, uno spessore di circa 2-3 mm e andiamo ad affettarle. Nel caso non abbiate una affettatrice, si può fare benissimo la stessa ricetta, semplicemente con un pela patate andiamo a sfogliare, andiamo a passare e fare le stesse fette. Disponiamo le fette in modo regolare sul tagliere, che questo ci semplificherà la speziatura senza sprechi. Una volta disposte tutte le nostre fette, andiamo a speziarle con un po' di pimenton dulce, che è la paprika dolce affumicata. Se voi le mettete in modo ordinato sul tagliere, vedrete che avrete pochissimo spreco e vi andrà pochissima paprika sul tagliere. Poi, come sempre, queste sono due spezie, ma come ripetiamo, sceglietele pure in base ai vostri gusti. Non vi piace il pimenton dulce perché è affumicato, paprika normale, o non vi piace la paprika, andate solo di origano o basilico secco. Ultimo passaggio, blocchetto di feta da cui ricaveremo dei cubetti. Prima a strisce, per finire cubetti. Il passaggio seguente è prendere gli spiedini, mettiamo un cubettino di feta all'interno della zucchina, avvolgere e infilare il rotolino e proseguiamo con tutte le fette. E questo avete visto il risultato completo. Feta avvolta in una fetta di zucchine con sulle spezie. Avrete notato che non ho messo sale volutamente perché la feta è già sapida. Di conseguenza ci penserà lei a dar sapidità anche alla zucchina. Così come sono, anche questa in cottura e in pochi minuti terminiamo tutte le preparazioni. Controlliamo anche l'avanzamento di tutto il resto. Vedete che i salamini sono colorati correttamente. Le arance hanno il bordo leggermente abbrustolito, come piace a noi, senza essere troppo pesante come gusto e come sapore. I salatini anche sotto vedete che sono cotti. Gli serve giusto il tempo di cottura dei nostri spiedini e siamo pronti con tutto. Spiedini che vanno a cottura diretta. Siamo arrivati a cottura anche con l'ultima preparazione, che sono gli spiedini, belli colorati, non bruciati naturalmente. Si può servire un filino d'olio leggerissimo per tenere umida la zucchina, ma già la feta cuocendo, scaldandosi, va a rilasciare un po' di liquido. Anche i nostri salatini sono cotti, li abbiamo girati così che anche dall'altro lato vadano a colorarsi perfettamente.
I salamini sono cotti, le arance sono appassite correttamente, è ora di liberare la griglia e andare a fare l'aperitivo con gli amici. Partiamo dall'arancia. Perfette. Dall'altro lato gli spiedini. Spegniamo i bruciatori e in un colpo solo andiamo in tavola. Dunque, salatini pronti. Anche gli spiedini sull'asse del servizio. I salamini li tagliamo adesso singoli, così che siano più facili da mangiare. Molto comodi, questa è una preparazione, avete visto che è cotta anche velocemente. Aggiungiamo qualche stuzzicadente così che gli ospiti siano facilitati. Le tre parti di cibo sono pronte, passiamo ora agli spritz, che dà quell'aroma inconfondibile. E in 40 minuti circa ci siamo riusciti? Avete tenuto il conto? Abbiamo concluso il nostro aperitivo. Tre portate, una di verdure, una di carne e un salatino, più un drink con sentori affumicati dati dall'arancia appassita al barbecue. Avete visto che se gestiamo bene i tempi, scegliamo preparazioni comode che si adattino a sovrapporsi una sull'altra all'interno del barbecue, portiamo a casa un risultato notevole. Aggiungere ancora in più, e se volete, una salsa da accompagnare con i salamini. Perfetto, direi che chiamate gli ospiti e cominciamo la festa.